Alessandro Musina, 16ª edizione di Trieste in Fiore. All'interno della manifestazione cosa troveremo e quali saranno le particolarità di quest'anno? Ma con questa meravigliosa giornata di sole è proprio l'entrata di fiori e il viale fiorito, penso si raccoglie l'inizio della primavera. Abbiamo quest'anno fatto una collaborazione con tutte le scuole, tutti i ricreatori e tutte le classi saranno invitate a fare dei laboratori, un'impronta ecologistica sul recupero di materiali. Quindi contenitore portato da casa per poi mettere dei semi della terra o direttamente delle piantine che noi forniremo. Poi appunto questa collaborazione con le scuole è anche molto importante per avvicinare i ragazzi più giovani. Sì, non dimentichiamo che Trieste è la città, mi sembra, che ha il maggior numero di orti didattici, quindi questa collaborazione con le scuole, visto anche il momento, che adesso è il momento in cui si comincia a fare l'orto e prepararlo, è anche proprio un'iniziativa di collaborazione che deve andare, voglio dire, più in là, che poi è un seguito a scuola, nelle classi con le maestre. Beh, ancora una volta tanti espositori, ancora più espositori da fuori provincia, ormai arrivano da tutta Italia per portarci le loro composizioni, ma la possibilità di acquistare sia fiori che semenze che piante che arrivano un po' da tutta Italia, come da tutta la regione, dalle vicine repubbliche arrivano quasi 200.000 visitatori che ogni anno Trieste in Fiore porta nella nostra città, un aiuto anche per il commercio locale, rivitalizzando ancora una volta una zona come Viale 20 Settembre con tante presenze per 9 giorni consecutivi, ancora qualità, ancora possibilità per tutti i triestini di passare diversamente e in città le loro giornate e fare qui i loro acquisti. Assessore Giorgi, ha qualche pianta o qualche fiore che predilige? Assolutamente sì, ho acquistato l'anno scorso le piante originali siciliane di limoni, hanno fatto finora pochi frutti, ma insomma è stato un bel acquisto, ma insomma quest'anno mi butterò più sui fiori d'ornamento perché sono più facili da far venire su. Vincenzo Rovinelli, Trieste in Fiore, giunge alla 16ª edizione, un successo crescente di anno in anno. Quali i segreti di questo successo appunto? Beh, i fiori non hanno un segreto, i fiori sono la nostra vita, la vita che dobbiamo difendere come qualità, che dobbiamo difendere come prodotto interno, come prodotto della nostra vita. Perché? Perché viviamo un momento di inquinamento globale notevole e i fiori, le piante, sapete che ossigenano l'aria, quindi c'è il ricambio dell'aria. Noi vogliamo che tutti i bambini si avvicinino ai fiori, amandoli, curandoli e personalizzandoli. A tal proposito, quest'anno abbiamo pensato, in collaborazione con la compagnia Mandriola del Carnevale Mugesano, che ringrazio vivamente, di avere in dono da loro questo grande mondo fatto pieno di immondizie, detta la triestina anche di scovazzi. E sotto far capire così ai bambini, alle scuole, che cosa vuol dire avere un mondo pieno di immondizie, pieno di cose da bruciare, pieno di inquinamento. E credo che questo sia un messaggio importante di comunicare proprio alla nostra futura generazione, cioè ai nostri figli, ai nostri piccoli bambini delle scuole elementari che verranno a prendersi la piantina in omaggio grazie a Sofiori. Ecco, tanti dispositori quest'anno e tanti vari argomenti. Sì, gli espositori aumentano di anno in anno, però lo spazio, il viale è lungo a quei metri e quindi non possiamo eccedere oltre per togliere parcheggi ai residenti. Quindi abbiamo migliorato un po' la qualità di anno in anno con fiori, piante, tutto quello che si può mettere, che serve anche per l'abbellimento del giardino, perché il giardino non è solo il fiore ma anche l'accessorio, no? Quindi le pietre fatte a seduta, i box giardino e tante altre belle cose.